Ma chi è Tecla Enzolia? Lo diciamo prima di collegarci. Sì. A un anno la sua famiglia si trasferisce a Piombino, ad appena 5 anni inizia a studiare presso la Woodstock Academy, seguita dall'insegnante Gianni Nepi, a 10 anni inizia a partecipare alle attività dell'associazione artistica fondata da Gianna Martorella. Ha fatto Castrocaro, ha vinto Sanremo Young. Ci stavamo ripassando il curriculum di Tecla Enzolia. Buongiorno, benvenuta. Tecla, ci senti? Buongiorno, Eccola. ciao, ben arrivata Tecla. Ok, Ciao a tutti, vi sento un po' in ritardo, credo. tranquilla, noi in questo momento siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook di Radio In, fra 1 minuto e 40 ti presenteremo nuovamente perché sarà terminato il brano che c'è in questo momento alla radio e quindi ti presenteremo anche per chi ci ascolta in FM. Se no dici chi sono questi due pazzi che mi presentano 2 volte nel giro di un minuto? No, 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 ho capito, grazie. Siamo molto contenti, abbiamo condiviso questa gioia con Costanza poco fa. Ti ringraziamo perché avere un po' quest'anteprima sicuramente è un'emozione anche e soprattutto per te, vederti scendere dalle scale dell'Ariston la scorsa settimana e adesso averti qui con noi è anche un privilegio, no? Ah, Siamo noi siamo molto, molto felicissimi. contenti, Ah, Tecla. adesso. Privilegio. Sì, Adesso. Noi sì, siamo sì, sì. veramente felicissimi. Devo Io dirti che c'hai anche purtroppo un non fan vi club. vedo. Ah, questo è strano. Perché dalla regia ci dicono che dovrebbe Cioè, essere. vedo un'immagine ferma e vabbè, vi immaginerò. Ok, strana questa cosa, strana, dovrebbe funzionare tutto. Tra l'altro ti dico che c'hai un fan club qui a Radio Ino, ho scoperto questa mattina. Quindi qui in Oh, regia. davvero? Eh sì, l'abbiamo scoperto questa mattina, c'era grande emozione, quindi te lo svelo, c'è gente con le gote rossissime intorno a noi, però questo non lo... Oh, Non... ma che Sì, non voglio che si dica bello! perché diventano Bordeaux direttamente, ma pazienza, ormai l'abbiamo detto. Finite il brano, quindi torniamo in FM. D'accordo. Bentrovati su Radio Inda, Eliana Chiavetta e Ivan Scinardo. Abbiamo appena ascoltato Gwen Stefani con Let Me Introduce Myself, ma dobbiamo tornare all'argomento del giorno. Domani sera su Rai 1 in prima serata andrà in onda la bambina che non voleva cantare. Abbiamo salutato poc'anzi la regista Costanza Quatriglio. Adesso diamo il benvenuto alla protagonista Tecla Insolia, ben arrivata all'interno di Open Day. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Noi Tecla l'abbiamo conosciuta sul palco di Sanremo Giovani, abbiamo tifato per lei, l'abbiamo sentita cantare e oggi la ritroviamo cantante ma attrice allo stesso tempo. È una bella emozione scoprirti anche così. Grazie, grazie mille, è un'emozione anche per me. Con questo ruolo ho avuto la possibilità di unire sia il canto, la musica che la recitazione. E sono le cose che amo fare, quindi sono molto contenta e molto emozionata. Non vedo l'ora che si possa vedere il film domani. Ma tu sei più cantante o più attrice? Ma io spero di poter essere tutto, nel senso, non mi voglio porre delle limitazioni. Mi ha molto colpito oggi, Tecla, questo paginone che ti dedica Repubblica sulla pagina degli spettacoli. Escono tante informazioni su di te, compresa anche la brutta disavventura del Covid in piena produzione, ne abbiamo parlato anche con Costanza. E se c'è una parte dell'intervista appunto che mi ha colpito e che ne vorrei parlare con te, che tu non hai mai conosciuto Nada. No, 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 non ho mai avuto la possibilità di parlare con Ada durante la preparazione del personaggio, anche durante le riprese del film. Ho soltanto ricevuto, soltanto, anzi, ho ricevuto una bellissima telefonata di qualche minuto da Nada, inaspettata, alla quale ho saputo rispondere soltanto grazie, grazie, la ringrazio, è stato un onore, veramente. Quanto è stato importante? Sono Ti sei lasciata guidare davvero ciecamente, anche nella gestualità. Adesso vedremo una clip, e chi ha visto e vissuto quell'emozione nel lontano 69 ha rivisto veramente nel tuo personaggio la Nada di quel tempo.
Beh, mi fai un grande complimento, anche se ci tengo sempre a precisare che non si vedrà un'imitazione di nada, è soltanto la creazione, la rappresentazione del personaggio che è stato, però con tutto il rispetto, senza imitarla. Allora guardiamolo insieme e mandiamo in onda questa clip che ci fa vedere Tecla in soglia nei panni di Nada. Da Ruggero Cini canta Nada. Ce la fa più, la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? Se manchi tu. Che meraviglia. Ma io provo a immaginare Tecla, chi in questo momento è in macchina e ti sta ascoltando, secondo me sta facendo un po' di confusione fra la Nada originale e Tecla in soglia, che vedremo in tutto il suo splendore domani sera su Rai 1. Ma ti è servito portare dentro anche la tua esperienza sanremese in questo personaggio? Beh, guarda, sicuramente, in modo inconscio, però consapevole anche sotto un certo punto di vista, il fatto che sia io che Nada avessimo partecipato a Sanremo a 15 anni, entrambe, cioè, sono cose che non sono casuali, quindi ho tenuto conto dell'emozione che ho provato anch'io a Sanremo, anche se naturalmente sono situazioni, epoche diverse, però insomma 15 anni li abbiamo vissuti tutti e in qualche modo con le proprie diversità abbiamo, penso, vissuto le stesse emozioni. Hai avuto delle parti nella fiction dell'Allieva e nella serie televisiva Vita in fuga. Domanda di rito: preferisci più fare l'attrice o la cantante? E soprattutto, quando fai la cantante, so che ti piace più scrivere. Allora, non c'è una cosa che preferisco fare. Io vorrei poter avere la possibilità di sviluppare entrambi i percorsi professionali e artistici. Vorrei fare sia la cantante che l'attrice, Ma che li la hai iniziati scrittrice, che la contemporaneamente? prettrice, vorrei fare un po' tutto. Come? Li hai iniziati contemporaneamente? Hai iniziato da uno, poi sei arrivato ad un altro? Come si è sviluppata questa grande passione? Allora, scusatemi che io non vi sento, quindi vi interrompo e poi mi rinterrompo perché state. Allora, ho iniziato a studiare canto a 5 anni. Recitazione avrei voluto iniziare un po' prima, ma non c'era la possibilità di fare una scuola di recitazione proprio perché nel mio paesino non c'era, in più non ci sono scuole di recitazione. Poi è aperta. Sì, è stata aperta questa Accademia, Le Muse, nelle quale ho avuto la possibilità di formarmi con vari attori, maestri di recitazione che venivano da Roma o da altri posti dell'Italia. E questo mi ha un po' aperto la possibilità, no, anche di voler intraprendere il percorso dell'attrice.
quindi è venuto tutto così, piano piano, cioè, è dentro di lei, inutile provare a cercarlo, sì, fa sì. parte di Oltretutto, lei. Tra l'altro, un po' scandagliando nella tua vita professionale, mi sono imbattuto in questo bellissimo video che racconta questo brano L'urlo di Munch, che ha fatto più di 300.000 visualizzazioni su YouTube. Tecla. Oh, io non seguo molto queste cose, io faccio e poi le conseguenze, ciò che viene dopo in realtà mi interessano sempre poco, ma proprio perché appunto credo che oltre che a una professione io la viva proprio come un gioco, come un bisogno di esprimermi. Poi quando sarò adulta e non avrò i miei genitori alle spalle dovrò fare attenzione anche a queste cose, visto che sarà, cioè spero che diventi il mio lavoro questo. Ma la canzone è molto bella e il video pure, volevo dirlo. Grazie. E ce l'hai un obiettivo nuovo? Ovviamente noi aspettiamo di vederti domani sera su Rai 1, però per voi in realtà già è stato fatto, chiuso la parte tua lavorativa di questo progetto qui, è già andata. C'è qualcosa su cui stai lavorando che ti piacerebbe fare? Qualcosa che ci puoi raccontare? Mi piacerebbe provare a scrivere delle canzoni mie, dei racconti. Voglio studiare, voglio diventare brava in tutto. Ma il mio obiettivo è bello, questo. Voglio studiare. Ma non perché in tutto arrivati. Questo tu ora hai 17 anni? 17, compiuti il 13 gennaio. Oh. Ma e quindi le tue giornate come si compongono? Adesso guarda, ho interrotto una lezione, stavo facendo la didattica a distanza. Quindi tu continui il tuo percorso scolastico prendendo... si compongono di... Come? Quindi il tuo percorso scolastico continua, ogni tanto vai in pausa per dedicarti al lavoro e poi ritorni a scuola, in questo momento esatto. A distanza. Esatto. Per esempio per il film ho fatto, per il Covid, ho fatto quasi 2 mesi di assenza, però non ho... Giustificata. No, vabbè, giustificato, poi alla fine c'è chi ti dà i meriti e chi invece non li ritiene tali, quindi... Quindi vabbè, ci sono professori che guardano il tuo lavoro e la tua carriera così, pur essendo così giovane, con occhi diversi, chi ok e chi magari storce il naso? Esatto. Vabbè, aspettiamo domani sera, poi li incontriamo. Di scuola perché è andata a fare un film. Però fortunatamente riesco a conciliare in qualche modo, riesco a studiare, riesco ad impegnarmi nelle cose che mi piacciono, quindi... Non abbiamo dubbi. Brava, 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 continua così, continua per la tua strada, perché sono in tanti, siamo in tanti a fare il tifo per te, non vediamo l'ora domani sera di... Lo vuoi dire tu? Lo vuoi fare tu l'invito a vederti? Dai. Dove, quando, lanci tu il film di domani? D'accordo. Allora, vi aspetto domani sera, in prima serata, perché andrà in onda su Rai 1 La bambina che non voleva cantare. Con protagonista Tecla Insolia, che è stata qui con noi all'interno di Radio In. Grazie Tecla! Grazie a voi! Grazie. Ciao! E chiedi scusa alla prof ciao, se ciao. Ti abbiamo rubato la lezione. Rapita. E goditi il meritato successo. Tecla Insolia, straordinaria. Noi adesso andiamo in pubblicità, torniamo fra poco per i saluti finali su Radio In.